A Salire le Stelle è il nome della mostra dell'artista Marinella Senatore, che da giovedì 27 maggio e fino al 5 settembre sarà al Palazzo Fabrone di Pistoia. Prima mostra dopo le ultime restrizioni da Covid, Marinella Senatore è tra le artiste italiane della sua generazione più note a livello internazionale, un'artista multidisciplinare molto attenta alle tematiche sociali e le questioni urbane. Marinella Senatore è nota a livello nazionale e internazionale per la sua pratica partecipativa che ha coinvolto dal 2012 a oggi milioni di persone in tutto il mondo, in 29 paesi del mondo. Questa mostra a Palazzo Fabroni segna un passaggio importantissimo per la sua pratica, perché da una pratica partecipativa realizzata in compartecipazione con le comunità dove andava e sempre andata a lavorare, questa mostra invece vuole essere una riflessione sulla partecipazione stessa. Un legame molto forte con la nostra città, con l'installazione ambientale A Salire le Stelle, che entra a far parte della collezione permanente del palazzo e che si ispira ai canti 24 e 25 dell'Inferno di Dante, che raccontano di Vanni Fucci, guelfo nero originario di Pistoia. Questo è uno dei progetti che abbiamo vinto sull'anno di Dante. Siamo una città che ha vinto ben su tre progetti presentati. Questo è Cantica 21, una grande artista, invito tutti a venire a vederla. Importante perché una delle opere presenti girerà tutto, realizzata apposta nel Palazzo Fabroni, girerà tutto il mondo. Quindi una grande mostra in segno dell'arte contemporanea. La mostra nasce dalla vittoria da parte di Marinella Senatore con un progetto sempre da me curato al bando pubblico del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Cultura, che è intitolato Cantica 21 nell'autunno dell'anno scorso, e che prevedeva la realizzazione e la produzione di un'opera ispirata a Dante Alighieri. Marinella Senatore ha vinto in collaborazione con Palazzo Fabroni questo bando insieme a altri quattro progetti sempre dedicati a Dante, e quindi questa mostra è anche l'occasione per presentare al pubblico per la prima volta l'opera vincitrice del bando Cantica ispirata a Dante Alighieri.